Tra cambio di allenatore e sconfitta interna con Matera, qual è attualmente il morale del gruppo? Tra cambio allenatore e sconfitta, il morale è un po'. Non è alle stelle, ma non è nemmeno un morale ottimale per la squadra. E sappiamo che bisogna lavorare per migliorare, per noi stessi e per il pubblico soprattutto, che ci sostiene tutti i sabati. Questo, dobbiamo pensare solo a lavorare. Quando si cambia un allenatore, ovviamente, certo, qualcosa non è andato anche a livello di squadra. C'è qualcosa che vi rimproverate voi come spogliatoio, qualcosa che non è andato nel primo periodo, no? Cioè, secondo me finora abbiamo fatto non male, abbiamo fatto delle buone partite. È vero che ogni tanto l'unica cosa che ci rimproveriamo è che magari mentalmente caliamo un po' e diamo molto spazio agli avversari e ci fanno male, diciamo, prendiamo molti gol così, sì, calando mentalmente. Senti, a livello offensivo avete qualcosa da rimproverare, nel senso nelle ultime tre, addirittura nelle ultime due, mezz'ora in superiorità numerica, nelle ultime tre avete fatto quattro gol, di cui uno solo su azione, tra l'altro sul contropiede, davanti non incidete più di tanto. L'unica cosa che possiamo rimproverare è questa, che magari non riusciamo a fare l'ultimo passaggio e sotto porta non siamo freddi, diciamo, non riusciamo a fare gol. Non Stiamo. solo, ultimamente non saltate mai l'uomo, soprattutto dagli esterni, tu, Falconi, chi si trova, non si crea mai quella superiorità numerica per poter incidere. Ce ne siamo accorti, il gruppo se ne è accorto anche, stiamo lavorando allenamento per allenamento per migliorare. È ripartito col botto, sei entrato dopo un quarto d'ora con la Casertana, tanti numeri in quella partita, poi sei un po' calato. Come te, anche tutta la squadra, che succede? Diciamo, calmandosi un pochettino l'entusiasmo, stai sentendo questo cambio dalla primavera a un campionato professionistico, oppure le motivazioni sono altre? No, io cioè, sono venuto qua per fare bene per la squadra in primis, poi per me stesso. So che sono partito molto bene con la Casertana, le prime partite che ora non solo io ma tutta la squadra è un po' così, però come ho detto stiamo lavorando per migliorare, prima in singolo e poi in gruppo, tutti i gruppi. Cos'è cambiato con l'arrivo di Dionigi a livello anche di approccio negli allenamenti, di lavoro sul campo durante la settimana? Magari il livello di lavoro è cambiato nel senso che stiamo correndo di più, diciamo, il mister vuole che in partita pressiamo l'uomo, agiamo uomo contro uomo, che non ci dobbiamo fermare mai, perché correndo per 90 minuti si possono portare a casa le partite. No, giusto una cosa su Trapani, è una squadra difficile da affrontare, che ha avuto anche lei però i suoi alti e bassi. Sì, sappiamo che il Trapani è una squadra forte che punta a salire in Serie B, ma noi ce la metteremo tutta per giocarcela e fare il risultato. Un uomo che toglieresti al Trapani? Sono tutti ottimi giocatori, meritano tutti di giocare titolari. Li toglierei tutti per facilitarci la partita.